pubblico che si accinge alla partenza del Tour de France. Ovviamente in realtà sono tutti a vedere noi che partiamo per il nostro grande giro. Il popolo del Tour de France. Siamo partiti da 5 minuti, cioè siamo a Cascine, Firenze, e già l'architetto deve fare le foto a chissà che cosa. Arrivo a Poggio alla Malva, ancora siamo in territori decisamente noti e ci attende un panino di gran livello. Via lungo l'arco. Eccoci sulla via di Cervinia, siamo quasi arrivati. Sulla via di Cervinia, oh, siamo quasi arrivati. Ci siamo. Abbiamo appena passato Empoli e quindi ora c'è una salita e vediamo cosa succede e dove si deve andare. Ciao. Allora, finisce. Doccia in un luogo, in un parco pubblico lungo la ciclovia dell'Arno, in un luogo non particolarmente definito. Qui i nostri cavalli all'abbeveramento. Lungo l'Arno, dopo Montelupo. Ponte a Cappiano, Ponte Mediceo, su questo fiume Cappiano, non so se si chiama Cappiano, però è bellino, c'è un pescatore e c'è uno che sembra vada a Cervinia, a giudicare dalla maglietta che ha, ma non si sa se ce la farà. Camminatori, perché questa è la via Francigena, buongiorno. E siamo appunto a Cappiano. È la via Francigena questa, caro lei. E poi si aprono anche momenti vaghi, pochi, ma di questo bel bosco fresco. Quell'uomo lì è sfinito, non ce la fa più. Meno male io ho un'energia ancora completamente nemmeno intaccata, casomai lo tiro. Arrivederci. Arrivo a Lucca. Tempo molto afoso, grigio, che per fortuna non abbiamo il sole che ci batte sulla testa, ma la temperatura è molto alta, siamo sui 34 gradi. Siamo entrati a Lucca, siamo in forma, morale alto, il ragazzo lì davanti gli fa fresco, infatti c'ha tre maglie,
e domani gli faccio mettere anche la felpa. Tira su, fa vedere anche la terza, fa vedere la terza, tira su quella, tira su. No, no, tira su quella lì, bravo, quella. Non si vede, ma c'ha anche la maglia a rete. Domani si metterà anche la felpa perché la temperatura crollerà di 10 gradi, quindi 4 maglie ci vogliono per affrontare la giornata di domani. Beh, a dopo. Luca, Yes. allora siamo intanto Eccoci. arrivati a Lucca. È evidente. Questo è il Duomo di Lucca, molto bello, c'è una luce meravigliosa, fa un gran caldo, Sì, quell'uomo assolutamente. è bellissimo, fagli vedere una, due, per favore la terza, ecco grazie, perché a stare col C'ho Papi anche la fascia ha cardiaca che gli imparato chiedo. come si deve fare. Riccardo, grazie, ti ringrazia calorosamente, calorosamente è proprio il caso Non di sapessi cosa dirlo. c'ho qua dentro. Cioè, poi c'ha delle borse, c'ha della quantità di roba incredibile. Bene, sta imparando, Ricca, sta imparando. La prossima volta porta uno zaino adeguato al tuo. Forse troppo presto. No, no, va bene. Di qui si entra, di qui si entra, lo so. Lo so. Ed eccoci in piazza dell'Anfiteatro a Lucca, uno dei posti più belli del mondo, bellissimo. Diciamo che i turisti non mancano. Vedete che meraviglia. Stupendo. Veramente stupendo. Oh, eccoci. Siamo finalmente arrivati, siamo già arrivati a Lucca. Non sono neanche le 4:30. Quindi in solo 8 ore con tranquillità. Ecco, Tranquillità, siamo venuti in vento. e non c'era vento effettivamente. E questa, attenzione. Stiamo vedendo la mitica, fantastica piazza, ora abbellita anche dalla mia presenza, tonda. Ci girerà il capo, ma vale il giro. E di nuovo lui. Ciao! Qui siamo in una sorta di ciclabile, anzi direi una ciclabile lungo il fiume Serchio. C'è questo bellissimo pioppeta sulla sinistra e il Serchio che si intravede sulla destra. Ora non vorrei andare in fosso per farvi vedere il Serchio, ma vi giuro che c'è. C'è una festa. Ed eccoci qua, sull'ultima salita, prima di scollinare sulla Versilia. Mancano una ventina di chilometri, però la salita è quasi alla fine. E poi discesa. Stiamo salendo. L'ultimo ostacolo prima della Versilia. Ecco, Il morale è sempre alto. sta andando come un treno. La discesa che ci porta in Versilia. Ed ecco che dopo 123 chilometri
8 ore e 04 in sella, 733 metri di dislivello, a una temperatura ancora di 26 gradi, alle 8:47 di sera, ma abbiamo cenato, arriviamo finalmente, siamo arrivati Luca! Eccoci che siamo arrivati alla fine del giorno primo, grandi. Grandissimi, ce l'abbiamo super fatta, prestazione. Ce l'abbiamo fatta.